Benvenuti a tutti. Oggi è venerdì, 30 settembre 2022. Di seguito l'oroscopo di Paolo Fox. Oroscopo Capricorno. Venere all'apice in tutta la sua bellezza. Sorpresa sulle effemeridi del giorno per concludere settembre, è il caso di dirlo, in bellezza, sì, perché la bella Venere oggi raggiunge il Sole allo zenith, tingendo il vostro cielo di strisce giallo-rosa, colori meravigliosi per un'alba perfetta. Amica anche la Luna, in sestile al vostro segno e all'inquilino Plutone, già armonico di suo con Nettuno, Mercurio, Urano, insomma una giornata che avrà molto da raccontare, così come voi farete agli altri, in una bella catena di input e suggestioni che si sa dove inizia ma non dove andrà a finire. Amore in prima linea, almeno nei vostri pensieri, a tenervi compagnia anche la bellezza in senso lato, quella della natura, dell'arte, della vita stessa, vengono poi in ordine tra le vostre priorità l'amore, l'amicizia, la famiglia e le vostre capacità creative, che finalmente trovano il coraggio di esprimersi, offrendo il meglio di sé, e non è poco. Un periodo di sofferenza e dolore molto acuto e intenso. Potreste avere la sensazione di crollare e di non farcela. Le persone che vi circondano non vi amano e se lo fanno non è in modo adeguato. Confusione in amore, abbandoni, litigi, crisi, divorzio, separazioni. La ripresa appare ancora lontana e molto sbiadita. Uno altro sforzo e avrete raggiunto i risultati sperati. Non adagiatevi proprio adesso sugli allori. Imparare a volerti bene. Solo così potrai schivare i colpi e salvarti da una situazione non molto piacevole. La vita privata non è il massimo. Impegnati di più per capire ciò che non va. Oggi non lasciatevi sfuggire tutte le occasioni per conoscere o ristabilire i contatti con una persona che conta molto di più di quello che voi stessi credete. Se certi discorsi vi annoiano o siete stufi di sentirvi dire sempre le solite cose, protestate pure e sfogatevi, ma abbiate cura di farlo sempre nella massima educazione, soprattutto oggi. Novità stimolanti in amore per i nati di lunedì. Situazioni, ultimamente frenate, inizieranno a muoversi di nuovo. Se non siete iscritti a qualche palestra, forse oggi è il caso di pensarci seriamente. L'attività fisica e una dieta alimentare ideale vi rimetterà presto in forma. Creatività, estro, buone idee. Sono particolarmente favoriti i cambiamenti in casa, tra amici e sul lavoro. Oggi vi capiterà di pensare intensamente a una persona che non vedete da tempo e che a sorpresa ricomparirà nella vostra vita. Abbiate più cura delle vostre cose e non esternate subito i vostri stati d'animo se gli altri sembrano non aver rispetto per le vostre cose. Meglio essere diplomatici oggi. Deciso miglioramento in amore. Luminosa la vita sentimentale per le nate alla fine del segno. Non avete più bisogno che gli altri vi dicano cosa fare o come comportarvi, avete svolto un ottimo lavoro fino a questo momento e se continuerete di questo passo potreste davvero fare molta strada. State davvero ottenendo numerosi consensi su più fronti, da quello del lavoro a quello personale. Teatro astrale che conclude uno dei vostri mesi preferiti, in bellezza, quello in cui spesso, da segno razionale e controcorrente, decidete di godervi le ferie. Vi dedicate ai piaceri culturali come visite alle mostre, a eventi artistici e ai musei. Urano molto positivo è il paladino di un benessere della mente e dello spirito che favorisce anche una smagliante forma fisica. Con un bella Luna in Scorpione, Saturno Aquario e un ottimo Plutone in congiunzione con il vostro segno, potete permettervi di osare nelle attività fisiche più spericolate, se ne avete le capacità e l'età giuste. Se amate la montagna e volete provarvi nel trekking o nel rafting, potete contare su nervi saldissimi e su muscoli d'acciaio. Bella giornata per voi con Urano e Mercurio in trigono al vostro inquilino Plutone, mentre la Luna e Nettuno entrambi in sestile vi reggono lo strascico. Due soltanto i punti a sfavore ma piuttosto ingombranti, Saturno in seconda casa, con il salvadanaio che reclama inutilmente la merenda, e Venere, passata oggi stesso allo zenith, dove già brilla il sole bilancino, in quadratura rispetto a voi. Amore ed Eros.
grosse ambizioni sia in fatto di sentimenti che di eleganza, ma con un conto così risicato e un lavoro così pesante avete ben poco tempo e ancor meno mezzi da dedicare al cuore. Figli ribelli come voi alla loro età, pretendono la luna ma non avete nemmeno gli spiccioli per regalargli neanche solo una fettina. Controproducente oggi puntare troppo in alto sia in fatto di emozioni che di conquiste, volate basso accontentandovi di un'amicizia, il resto nella prossima puntata, se son rose fioriranno. La tua energia potrebbe arrivare a fasi alterne ma rischia di manifestarsi in maniera molto potente. Dovresti poter scoprire che il tuo ego e le tue emozioni sono piuttosto forti. Nettuno e Urano sono i paladini di una stagione di successi erotici di prim'ordine. Liberate, però, ogni tanto anche la parte emotiva, che tenete così abilmente conservata dentro il vostro cuore. Venere, in angolo contrario dal segno deputato agli incontri di coppia, la Bilancia, vi pungola a venir fuori dal vostro guscio, in special modo se nati dal 21 al 27 dicembre. Lavoro e denaro. La vostra creatività oggi lascia tutti spiazzati a bocca aperta, non solo i colleghi, perfino il capo che ammaliato dalle vostre idee vi dà carta bianca. Grandi soddisfazioni dunque sul fronte lavorativo che non collimano però con un aumento di stipendio, poveri siete e poveri rimarrete come è sempre stato per tutti i geni e artisti della storia. In azienda staff complice e collaborativo, perfino il capo non ha nulla di autoritario, tutti sullo stesso piano come nella comune dei vostri sogni. Lo stress può giocare brutti scherzi. In questa fase tutto appare complicato ed è facile commettere errori di distrazione. Meglio rallentare, le occasioni per dimostrare il vostro valore non mancheranno. In questo penultimo giorno di settembre, registrate una chiusura mensile con conti in ordine e ottime prospettive per i mesi autunnali futuri, specie se siete liberi professionisti. Benessere. Se non vi sentite belle e magari non lo siete al 100% lo diverrete con un trucco più azzeccato, poi con una dieta ferrea per rientrare nel peso forma e tanta palestra per tonificarvi vi mostrerete al meglio delle vostre possibilità. Il fascino non è solo fisico, sono la mente e l'anima quelle che contano. Intanto avrete da tenere a bada stati infiammatori soprattutto a carico della gola e delle gengive. Una scappatina dal dentista per quanto costosa potrebbe non essere una cattiva idea. Avete assoluto bisogno di trovare un modo per tirarvi su di morale. Uscire e divagarvi con gli amici è ciò che fa al caso vostro. Chiamate una persona amica che non sentite da tempo, resterete sorpresi. Per lei, se vi chiamate Michela o avete un Michele nella vostra vita, tanti auguri. Ma non dimenticate che festeggiano anche Gabriele e Raffaele. Naturale il quesito, anche voi avete qualcosa di angelico nel carattere, come i grandi arcangeli della tradizione? Per lui, fissati con l'arte, l'architettura, la moda, maschietti sì, ma questo non significa che non abbiate sensibilità per il bello, e ora che i cliché si sono sfilacciati fino a cadere, tutto si fa più fluido, libero finalmente da armature, siate voi stessi. Felici di esprimervi come vi pare. Colore delle emozioni, rosa corallo. Barometro dell'umore, soleggiato. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 9. Finanze, 6. Benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.